Mi è stato detto nel video precedente che forse sono stato un po' troppo cattivo con questo titolo. Come ho spiegato anche in live, io non sono cattivo. Sto solo criticando quello che succede e quello che vedo. Sto cercando di essere il più politically correct possibile con questo gioco, ragazzi. Io, credetemi, gli sto dando una possibilità, oltre tutto quello che tutti hanno detto. Proprio, lo sapete come la penso, sono io a testare queste cose, sono io a giocarle. Quindi, se il gioco mi piacerà, sarò il primo a dire: cazzo, tutti si sbagliano, o la maggior parte si sbaglia. Se il gioco mi dovesse non piacere, allora dirò: ragazzi, non mi è piaciuto. Via col video! Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Fallout 76. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Tra l'altro, la scorsa puntata ho fatto e ho detto una simil cazzata mentendo a me stesso, diciamo. Bene, è diventato notte e io sono ancora qua davanti. Vediamo se la roba del sovrintendente respawna. A quanto pare sì. Ci sono munizioni, ottimo. C'è anche della carne, un coltello. Questa è la mia roba, come ho scoperto la volta scorsa. E appunto, parlando della volta scorsa, ma posiziona il tuo camp cosa? Che il mio camp è là. Gioco! Guardalo, è lì il mio camp. Tra l'altro, quante radiazioni ho io. Dopo che la scorsa puntata il mio predatore è rimasto là. Dicevamo, la scorsa puntata io mi sono accampato qui. Una bellissima zona, tante belle cosine. E là c'era un altro giocatore con una bella casa, devo dire. Beh, mentre registravo ho pensato una cosa. Ho detto, beh, mi piacerebbe rubargli ancora un po' di cibo. Sai, effettivamente muoio di fame, non ho un cazzo. E al che ho pensato, cazzo, sono online. Non lo ritroverò mai più quel tipo. Genio. Genio, genio, genio. Comunque mi piace la mia casa qua. Cioè, voglio farla qui in mezzo a questi alberi. Qua c'è un bel po' di spazio. Magari qualcosa riesco a crearlo. E tra l'altro avrei bisogno. Ok. Ho esplorato il gioco per un'ora. In realtà sono dentro al gioco da almeno 3 ore, viste tutte le registrazioni che ho fatto. Avrei bisogno di un radaway. Grazie. Tra l'altro stavo dicendo, nelle missioni varie qua sotto c'è scritto posiziona il tuo camp. E questo che cazzo è, gioco? Sono una persona un po' confusa in questo momento. D'accordo, controlliamo le missioni. Dobbiamo uccidere il capo della banda, oppure convincere il capo della banda a lasciare questo posto in pace. Oppure accanto al Wellward c'è il vecchio camp del sovrintendente, potrebbe contenere alcune scorte, cosa che c'ho già. Quando il vault è stato aperto per la prima volta, il sovrintendente ha raggiunto Flatwoods. Seguendo la strada verso sud potrei trovare tracce della sua presenza. Sono più per fare queste in questo momento, però magari dopo cerchiamo il sovrintendente. Posiziona il tuo camp. Già l'ho fatto, gioco. Grazie. Anche se volendo potrei prima cercare il sovrintendente. Sembra una missione che potrebbe darmi un po' di esperienza extra. Ti dirò in questo momento. Credo sia l'opzione migliore. Però prima di tutto vorrei... Cos'è? Vorrei provare a creare del cibo. Guarda, mi fa piacere che non ho progetti, ma è proprio un cazzo ciò. Posso farlo questo? Allora, per questi mi serve trovare il progetto. E ok, se c'è lo stop vuol dire che non posso farlo. Se c'è invece proprio il blocco vuol dire che non posso farlo perché non ho il progetto. D'accordo. Qua mi serve acciaio e legno. Ti dirò, potrebbe servirmi. Ed è punti esperienza extra. Quindi torri e trappole. Addirittura posso farlo. D'accordo. Guarda, facciamo una difesa, ma proprio giusto perché posso farlo. Punti bonus. Ah beh, ma gli eventi non li posso ancora fare, gioco. Non so che cazzo devo fare già della mia vita io. Eccolo qua, mi serve il cibo. Ok, dobbiamo trovare del fertilizzante. Mi piace questa zona qua, è proprio... Credo di aver scelto proprio una bella zona. Questi alberi fortunatamente si possono tirare giù costruendoci sopra, quindi... Allora, ricicliamo gli oggetti. Il macete. Posso fargli la lama seghettata. Ah, è già qualcosa, dai. Accetto.
La mazza invece posso farla chiodata o spinata, però mi serve il grado 2. Beh, ti dirò, visto che il coltello non mi serve, tieni, te lo do volentieri. Invece per quanto riguarda le mie armi, forse dovrei ripararla questa pistola. Dovrei proprio ripararla. In questo momento abbiamo 4 armi, di cui 2 non sono male. 2 non sono per niente male. Teniamo il nostro macete per adesso. Andiamo un po' alla ricerca del nostro sovrintendente. In live, tra l'altro, qualcuno mi ha spiegato che in realtà il fatto che il sovrintendente se ne fosse andato era un po' spiegato. Ok, sì, un po' era vero, nel senso, loro dicono, hanno messo il messaggio al sovrintendente, a una certa si sente proprio la voce che... E quello che ho pensato io è... Il problema è il Volt, non il fatto che il sovrintendente avesse messo il messaggio. Magari anche io potevo... questo è un corpo. Oh, ma dai, non posso lootarlo. C'è della roba bella. Quello che ho pensato io è... Non è tanto il problema il fatto che se ne sia andato il sovrintendente. Se sono andati tutti, perché non avrebbe dovuto farlo? Invece il fatto che ci fosse proprio il messaggio del sovrintendente era un problema. Magari sono io che non l'ho presa, ma io non l'ho vista così. In ogni caso, andiamo avanti. Come ho detto a inizio video, cercherò di essere un po' più corretto con questo gioco. Cercherò di dargli una possibilità vera e propria, diciamo. Riuscire a vederne il lato Fallout più che il lato online. Addio, protocollo di scansione. Oh cazzo. Dove... fonte di nutrienti trovata. Vai via. Ho visto una roba un po' brutta. Vedo del fumo TNG proprio brutto. Brutto brutto. Cristo. Cioè, scusatemi, so quello che ho appena detto, ma l'avete visto il quadrato PNG messo proprio davanti alla faccia? Va bene essere un po' più gentili col gioco, però gioco, cerca di essere un po' più gentile con te stesso, per favore. In questo momento non sto criticando il gioco, sto criticando la programmazione. Ehi, ehi. Aiuto i cani. Aia. Di livello 3. Sono troppo forti. Faccio troppo schifo. Posso ancora gestirli. Maledetti cagnacci. Da quando ho preso quell'unguento curativo io? Ma mi switcha fra una melee e una... O forse le ultime due armi che ho usato. Aspetta, proviamoci. Se io adesso mettessi la pistola, per dire. Macete, pistola. Ok, e se io adesso mettessi... Se io adesso mettessi la mazza da baseball. Mazza da baseball, pistola, mazza da baseball. Ok. Quindi il gioco gestisce lo scambio di armi con l'ultima melee che ho usato e l'ultima arma da fuoco che ho usato. D'accordo, questa cosa è carina, lo devo ammettere. Quindi facciamo la pistola e il macete. Fammi solo vedere dov'è che devo andare io. Cioè, quello è l'enclave? È un Vertibird di livello 20. Uno nei commenti mi ha scritto... Quella... Sarà la casa di qualcuno. L'elicottero secondo me stava andando lì, eh. Vabbè, in questo momento siamo deboli. Uno nei commenti mi ha detto che potrei mettermi insieme all'enclave. E un altro invece ha scritto: molto presto aggiungeranno un DLC, cioè un'espansione, non so se a pagamento o gratuita, in cui introdurranno anche la confraternita. Potrebbe cogliere la mia attenzione questa cosa. Non in modo eccessivo, ma potrebbe comunque raccogliere la mia attenzione. Quanto peso ho io? 105 su 160. Se non ci pensano gli ardenti imperiali a farti fuori, puoi sempre contare sulle radiazioni. Esatto, a proposito delle radiazioni, qualcuno mi ha detto che si possono ottenere delle mutazioni grazie alle radiazioni. Come e a cosa servono e che tipologie sono? Mi piacerebbe... Oi, l'ho presa l'acqua. Mi piacerebbe scoprirlo. Questa è una cosa che, se le mutazioni non sono tutte una merda, potrebbe essere qualcosa di interessante. Effettivamente, le radiazioni causano anche mutazioni, certo, non istantanee. Però, sei stato invitato a tutti i giocatori. Guarda, grazie, ma te l'ho detto, non so come funzionano gli eventi. Me li spiegate voi, ragazzi? Voi che ne sapete più di me. Mi spiegate come funzionano gli eventi? Cioè, nel senso, se mi aggiungo a questa squadra... Io devo poi fare qualcosa per forza? Allora, ricicliamo tutto. Ecco fatto.
Non so se ho diminuito il mio peso facendo questa cosa, però magari. Voi ragazzi spiegatemi tutto. Se poi magari qualcosa la so, buon per me. Se poi mi dite qualcosa che in realtà non so, molto meglio per me. Io da oggi tutto quello che trovo saccheggio. Cani. Quello sarà un nemico? Non credo. Chloe è il mio animaletto. O forse io sono il suo, non ne sono sicura. Il mio cane mi aiuta a rimanere sana di mente. Buon per lei, signora, buon per lei. Posso... grazie. Fantastico che c'è della roba appoggiata qui, proprio... Vieni e prendimi. Salve. Che cosa abbiamo qua? Registro del sovrintendente. Progetto pompa dell'acqua. Cibo. Grazie. Registro del sovrintendente, città di Flatwoods. Mio Dio, qui non c'è nessuno. La vecchia taverna, la chiesa, le usavano come rifugio, ma... Aiuto. Le mutazioni erano previste, ma c'è dell'altro. Un morbo. Sono stata attaccata da... qualcosa che prima era una persona. Ok. Aveva queste strane lesioni verdi e la sua voce rabbiosa, rotta. Siamo uno. Uno cosa? Intende i... non i ghoul, ma quell'altro. Gli ardenti. Quindi gli ardenti sono una piaga. Ok, già questa è una cosa di storia, eh. Già il fatto che sapere che gli ardenti non sono una variante dei ghoul è qualcosa di... Prima di essere spazzati, aspetta, i sopravvissuti si facevano chiamare soccorritori. Insieme di vigili del fuoco, agenti di polizia, paramedici. Avevano perfino un sistema automatizzato che insegnava a purificare l'acqua, trattare il cibo e sopravvivere. Dobbiamo ricordare sempre l'addestramento nel volto. Ma dai! La sopravvivenza prima di tutto. Farò i loro test e dovresti farlo anche tu. Ok, devo fare un test, quindi. So che è peggio di quanto immaginassimo. Minchia! Ma qualcuno deve conoscere l'ubicazione dei silo missilistici e il modo per isolarli. I soccorritori sono la pista migliore che abbiamo. Finito qui andrò avanti. Cercherò i miei registri. Voglio trovare tutto quello che posso. Sovrintendente, passo e chiudo. Grazie, sovrintendente. Sostanzialmente mi hai messo in mano una missione difficile e io ora devo, porca puttana, mettere tutto a posto. Non so quale sia... Perché dobbiamo occuparcene noi, tipo di fermare queste cose? Però, a quanto pare, è la nostra missione. È la nostra missione, sovrintendente. Tu stavi dicendo, tra l'altro, che sapevi che sarei arrivato. Perché non prendi un paio di steampack? Ah, tutto qua? Ok, questo è il negozio. Diluito. Ripristina velocemente una salute all'inizio, quindi continua a ripristinare più lentamente. Oh, uno steampack diverso. Questo è interessante. A me però serve... le forcine. Magari 13, no, costa un pochino tanto, eh. Però magari i materiali. Mi servirebbe del fertilizzante. Eccolo qua. 120 però, ma tu sei pazzo. Ti senti disidratato? Bene, 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 bene. Devo bere, d'accordo. Mangiamo anche un filino. Verdure marce. Probabilità di malattia 15%. Vabbè, prendiamone una. E mi servirebbe qualcosa da bere. Qualcosa da bere. Cura una malattia, ottimo. Meno male che siamo pieni d'acqua. Ora non sono più disidratato. Se il sovrintendente sapeva che sarei arrivato in un posto del genere, perché non mi ha lasciato anche dei soldi? Acqua bollita e acqua purificata. Serve un filtro per l'acqua, d'accordo. Acqua purificata e steampack. Unguento curativo. Acqua bollita, fiore della fuligine e foglie di sangue. Vabbè. Facciamone tre. Uno, due e tre. Perfetto, così l'acqua bollita me la sono tolta. Fertilizzante grezzo, verdure marce. Ricicliamo anche qualcos'altro. Tieni tutti i materiali. Ho bisogno di qualcosa che crea il fertilizzante. Tipo del fertilizzante. Del concime magari. Ho trovato del fertilizzante grezzo. Fantastico, grazie. È un vestito da pastore. Cari fratelli, la gente non crede più nella nostra santa missione. Porca troia. Vabbè, meglio di nulla, dai. Non sembra che i vestiti abbiano qualcosa di particolare. Qualcuno sta sparando, non è un problema mio. Potrei aggregarmi magari a qualcuno che è più avanti nel gioco. Anzi, ragazzi, guardate.
Ve la butto lì. Un giorno di questi andiamo magari in live e andiamo tutti insieme da qualche parte. Cibo, 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 cibo. Mi aiutate ad avanzare e a livellare. Ma c'era uno scarafaggio che neanche si è accorto della mia presenza. Ho copiato nella verifica a scuola. Ma che tra l'altro io sto raccogliendo... un torace di cuoio. Che tra l'altro stavo dicendo, io sto raccogliendo di livello 5. Sto raccogliendo tutto quello che trovo. Armatura di cuoio capiente. Apprendi. Perfetto, grazie. Per far sì che magari iniziamo ad avere un po' più roba. Ho guadagnato qualcosa almeno oggi. Rottami di cemento. Cacchio, questi potrebbero pesare. Che tra l'altro una delle missioni che ho è andare col viaggio rapido al Volt 76. Sale e pepe. Potrei mangiarli, sì. La cosa incredibile è che io sto rubando tutto e nessuno mi dice nulla. Secondo voi posso usare il viaggio rapido per andare direttamente al mio accampamento? Se si potesse fare sarebbe una cosa interessante, eh? Le spezie. Posso aprire questo frigorifero? Allora lo farò. Ecco fatto. Minchia, proprio così di botto si è aperto. Supplica del soccorritore, qualche steampack e dei soldi. E sono salito di livello. Qualcuno mi aiuti? Ah, era lui. Mi dispiace, è andata un po' male, eh. Cronologia degli acquisti, un tappo solo e della vernice blu. Ottimo. Non so, questo è derubarvi? Non ne sono sicuro. Io prendo, finché nessuno mi ferma. E questo? Tortino di Mylurk, ottimo. E finalmente una cacchio di pistola. Oh, grazie. Ho trovato ancora delle frecce. E a proposito delle frecce, c'è un piccone e anche dei coltelli da lancio, che questi prendo volentieri. Mi avete detto che l'arco fa cagare. Oh no, questa cosa a me dispiace tantissimo, porca troia. Perché gli archi in queste tipologie di giochi io li adoro. Non avete idea di quanto io abbia tentato in Fallout New Vegas di trovare una cacchio di mod per l'arco. Ce n'era solo una, ma era in work in progress da troppo tempo. Ma c'è un orsacchiotto con una bombetta. Tabita! Oddio, il personaggio di Fallout New Vegas! Lezioni di cucina gratuite. Beh, se mi date anche del cibo, non mi dispiacerebbe. Dici che ce la faccio al primo colpo? Io dico di no. Beh, per fortuna che non devi pagare per usarlo. Comunque, mentre tu vai, io livello. Hai un pacchetto di talenti da aprire, ovviamente. Vai, sbustalo, vediamo cosa trovi. Occhio di falco, stomaco di ferro, dura con... Scusa un attimo, lo sai perché le trote hanno le spine? Perché il fiume c'è la corrente, ma vaffanculo. Scusa un attimo, quindi questo è tutto ciò che io sblocco, ma ne posso scegliere uno per livello. Cacchio, ho appena capito cosa succede. Quando ti avventi in solitudine subisci 10 danni in meno e ottieni la regenerazione. Ottimo, questo è fantastico. Ho capito, io devo sbustare i pacchetti per poterli trovare, però poi si accumulano e io ne posso scegliere solo uno. Cavolo, questo è utile. Però lo spav non so se usarlo adesso. Raccogli il doppio delle piante, questo potrebbe essere utile. Ma anche questo. Sai cosa? Io prendo questo. Sì. Prendo assolutamente questo. Voglio viaggiare da solo. Questi hanno anche i livelli. Alcune posso averle subito. Non l'ho capito. Perché è tutto così complesso? Oh. E questa perché non posso? Punti sufficienti per equipaggiare la carta. Ok. Quindi ho bisogno di 2 di carisma? Questa non posso perché c'è il livello. Scusa un attimo. Se io tolgo questa... Però ho forza 3 ora. Non riesco a capire in che modo io ottengo alcune carte e alcune no ancora. Vabbè, facciamo così. Al prossimo livello aumentiamo carisma. Punto. Riproviamoci un'ultima volta. Ah, fottiti. Va bene, registriamoci. Come funziona? Uno di questi 2? Va bene. Benvenuto, iscriviti, va bene. 20 tappi. Il primo contratto. Ottimo. E vai, missione completata.
E ora sono di livello 3. Bene, sono troppo pesante ora. Però il mio inventario è rosso. Ma non sono lento. Forse però... Ah! Se mi muovo consumo... Vabbè, questa è una cosa intelligente. Questa è una cosa intelligente. Per posizionare il camp apri il Pip-Boy e premi L1. L'ho già posizionato il mio camp. Guardalo, è qui il mio camp. Guarda, ci viaggio anche rapido se vuoi, gioco. Ah no, sono di livello 4 tra l'altro. Guarda, vuoi che te lo riposiziono? Vuoi che lo faccio? D'accordo. Vuoi che io sprechi i miei soldi per te, gioco? D'accordo, ecco a te. Così sei contento? A quanto pare sì. Però finalmente posso posizionare anche il cibo. Mi piacevi dovere prima. Ho appena speso per caso 10 dei miei tappi per spostare un camp. Può essere. Però mi piace qua. Devo guardare il deposito. Oh, guarda, è rimasto tutto assieme. Fantastico. Scusa un secondo. Questo albero secondo voi è troppo grosso? Secondo me sì. Allora, questo non scompare, ma se posiziono la roba su tipo i sassi o questo albero piccolo scompare. D'accordo, questa è una cosa abbastanza intelligente, devo dire. Guarda, inizio anche a costruire un ponte, quasi quasi. Così so anche come arrivare dall'altro lato in sicurezza. Oh, finalmente c'è anche un pozzo. Questo è interessante. Però finalmente ho anche la mia pompa dell'acqua. Il cibo... Ho solo un fertilizzante. Dovrei mettere qualcosa che secondo me mi potrebbe dare tanto cibo. Quasi quasi qua metto questo. Così forse posso metterne un paio di più. Bene, e con questo ho appena finito il fertilizzante. Ci sono anche le varianti. Ma pensa un po'. Ma che cosa figa questa. Questa è una roba bella effettivamente. Questo cos'è? Commercianti. Richiede solo acciaio e legno. Vendi oggetti, guadagni 90 prezzo. Se alimentato il camp comparirà sulla mappa come commerciante. Siccome non so ancora bene come funziona, preferisco non fare niente di strano. Questa è proprio bella la tenda. E questo mi serve. Questo devo trovare il progetto. Tipo lo metto qui ogni volta che passo. Mi fa l'antiradiazioni. Proviamo un attimo giusto per creare una struttura. Qual è la vostra diversità? Che tu sei normale, tu sei lungo e tu sei piccolo. Mi piace il fatto che ci sia solo un tipo di legno. Questa cosa non mi dispiace, ti dirò. Facciamo così. Iniziamo magari a fare le robe in piccolo. Qua lo posso mettere. Forse se sposto il mio camp un po' più in là... Se sposto il mio camp un po' più qua a destra... Ce la posso fare, secondo me. Oppure, addirittura, sai cosa? Lo sposto qua. E me lo tengo quel... Oh, sto facendo interazione! Ciao, di livello 80! Commercia, E io non ho niente. Stai volando! Oh, mi ha regalato della roba. Oh, ho sbagliato. Merda. Porca puttana. Oh. Grazie. Oh, ho trovato qualcuno di gentile in questa community. Ciao, amico. Oh, che gentile che è stato. Ma perché volava così? Ciao. Oh. Che gentile che è stato. Potrei aver rivalutato questa community. Tutto sto sole all'improvviso. Allora, se lo sposto non mi cambia la mia area. Questo è accurato. Però, se lo posiziono io. Se lo posizionassi su questo sasso non posso farlo. Allora. Vuoi vedere che... Allora, questa è un'area già probabilmente presa da qualcuno. Però questo lato no. Allora, se io volessi prendere anche una bella zolletta di terra, potrei farlo così. Ok, lo sposto qui. Nel mio deposito ho un... Oh là, è tutto messo assieme. Sì, voglio eliminare tutto.
C'è un cervo. È una cerva. Vai ancora. Eccolo, no, è morta, è viva. Non scappare, maledetta. Oh, perfetto. No. Ne ho ucciso uno? Credo di sì. Lo so che sono pesante. Com'è possibile che questa non abbia niente? E stavolta sì che ti ho presa. Cos'è? Vedo i fantasmi. Vedo la gente morta. Stasera si mangia carne, ragazzi. Proteine, carboidrati, tutto quello che volete. Non sarà tanto, ma alla fine ho realizzato il mio sogno. Avere un ponte personale. Ho appena scoperto una roba orribile. Io per sbaglio avevo messo l'oggetto qua sopra un asse di legno che però ho messo via. Siccome ho messo via l'asse di legno, l'oggetto sopra è scomparso. Quindi niente più tavolo da lavoro. Ottimo. Anche perché nel deposito non c'è nulla. Bene. Ah, fantastico. Dobbiamo andare a cercare altri rottami ora. Andiamo all'accampamento del sovrintendente. Magari lì uno è respawnato roba e due posso usare il suo tavolo da lavoro. Qualcuno si è fatto casa esattamente qui. Quando è che ho preso un'accetta? Forse è una ricompensa, può essere. La pistola è di livello 5, quindi ciuccia. Il piccone è di livello 5. La mia pistola laser è a livello 5. Ah, e in ogni caso mi manca ancora il legno e l'alluminio. Bene, devo andare a cercarli. Dite che se metto il letto poi mi segna questo posto. Ah, mi manca il legno, ottimo. Vabbè, usiamo questo allora. Comunque, in ogni caso, dite che se metto un letto poi me lo segna questo posto come casa, oppure mi teletrasporta solo all'ultimo punto visitato serio. Vabbè, io mi riposo. Allora, devo essere sincero. Questa cosa è figa. Questa cosa è proprio figa. Ma non ci spenderei soldi sopra. Mi dispiace. E le armi Gauss clandestine. Porca troia, complimenti. Vi siete pure impegnati a farle queste. Guarda, fossero state nel gioco avrei fatto un applauso, ma proprio di base. Il fatto che debba pagare per averle, un po' meno. Però belle, assolutamente. Giuro che se riesco ad arrivare a 1200 me le compro. Giuro che me le compro. Impossibile posizionare il campo. Vuoi restare in questo mondo e spostarlo gratuitamente, oppure provare a cercare un altro mondo? No, se non posso posizionare il mio camp, e soprattutto con una bomba imminente che sta per arrivare, direi di cercare un altro mondo. Guarda, proprio all'ultimo secondo me ne vado. Tec. Ma porca puttana, neanche il tempo di essere entrato che il mio mondo stava per essere bombardato. Grazie gioco, chapeau. Poi tra l'altro ho trovato un posto fighissimo e non posso restarci. Io voglio restare lì. Me ne sbatto il cazzo. A condizione pure che la Bethesda mi faccia pure un mondo solo che ci sia io, guarda. Vediamo. Dai, stavolta è andata meglio. La cosa assurda è che nonostante io abbia fatto un letto e tutto il resto, non mi permettono di respawnare lì. La cosa è un po' strana in realtà. Però vabbè, non importa. Non sono questi i problemi del gioco. Alla fine devo dire che questa casa ponte... C'è un altro cervo. Questa casa ponte potrebbe essere interessante come base. Allora, voglio dare credito questa volta a Fallout 76. Il poter creare una casa dove cazzo vuoi e non solo negli insediamenti, tutto rispetto, tutto rispetto. L'unica parte negativa è che ho perso il mio tavolo da lavoro. Quello mi rimarrà comunque qui, eh. Oh, guarda dei cervi. No, ma rimani pure fermo, eh. Non scappate, mi raccomando, attenzione. Non si sa mai che io vi possa uccidere, eh. Ciao. Ecco qua, punti esperienza gratuiti, grazie. Soprattutto per il cibo, più che altro. E tu, mio caro robot? Merda. Non era esattamente quello che mi aspettavo. Uff. Cosa avevi con te? Dei rottami di piombo. Wow. Wow.
Chissà se là sopra possiamo andarci. E il mio obiettivo non deve essere lontano. Qui attorno. Buongiorno. Che cos'è questa cosa magica? Uno Snapstail. Ok, sembra un frutto. Quella. Che fisicaccio. Vuoi bere qualcosa di serio? Vai a Wayward e di che ti mando io. Wow, andrò lì e gli dirò mi manda un saccheggiatore a random. Ti ringrazio. Qualcuno di morto. Ah, stavolta mi è andata male. Ah, posso raccogliere un tronco. D'accordo, non ci avrei mai pensato di raccogliere effettivamente da... Che ci siamo. Ah, ok. Beh, tutta sta frutta che trovo in giro forse mi conviene prenderla. Perché effettivamente, da quello che vedo, la fame non scende troppo lentamente, effettivamente, eh. L'unguento curativo che fa? Mi cura e basta? Ah, proprio così. È uno steam pack che devi creare. Vabbè, ci sta. Un elmetto. Vediamo se me l'ha messo in testa. Sì, sono un militare moderno ora. Bello, mi è piaciuto trovare l'elmetto sopra una tomba. Allora, chi è morto qui? Salve. Kit dei test idrico, storie sopravvissuti e munizioni. Raccogli l'acqua dai fiumi e pozzi, dalle pompe premendo quadrato quando compare il comando. D'accordo. Esamina il campione delle pompe di Flatwood. Che effettivamente mi dice raccogli l'acqua. Ma quindi se ho delle bottiglie vuote qualsiasi, tipo quelle della birra, me le riempi le bottiglie di birra? Potrebbe essere una cosa intelligente, effettivamente. Tipo in New Vegas, quando andavi in Old World Blues, se avevi le bottiglie vuote andavi alla fontana e te le riempiva. Chi è? Rattitalpa. Maledetti. Devo capire una cosa. Allora, anche il cibo ha le condizioni. Le condizioni di questo sono ancora ottime, ma non al massimo. Però questo che l'ho appena preso è al massimo. Anche la roba, se non la uso, finisce, va male. Il che è un po' una mezza rottura di balle. Ma proprio leggermente una rottura di balle. Salve, sono qui per raccogliere un campione d'acqua. Ok, l'ha preso, bravo. Analizza i risultati, dove? Guardami mamma, sono un soldato. Chi è? Ah, è una mucca. Ho visto il ghoul che inseguiva la mucca, ma non il ghoul dietro di me io. Porca troia. Il bello che ero pronto a combattere il ghoul che ci avevo davanti, ma non mi aspettavo quello di dietro. Allora, dammi sti altri fagioli che... probabilmente... Ah, ecco, una cosa che devo assolutamente scoprire è se metto via il cibo, anche quello va male? Anche il cibo che ho messo via? Sarebbe una mezza fregatura, eh? Perché non puoi neanche fare scorte così. Eccomi qua! Sono venuto a vedere come sta l'acqua. Analizziamola. A quanto pare è molto sporca e molto alta di malattie. Devo, è scritto qua sotto, far bollire l'acqua usando l'acqua sporca e il legno come combustibile. Ella che luce. Salve, tu cosa sei? È un opossum. Ma che figo. È un opossum con tre teste, con la rabbia sanguigna e mille mani. Wow. Un po' eccessiva come cosa, però apprezzo. Vediamo. Allora, posso far bollire l'acqua e mi servono uno di legno. D'accordo, tieni. Acqua bollita. Come lo faccio? Acqua bollita, frutto mutato e legno. Tè di fiori. Vabbè, ci sta. Posso farmi anche un bel tè. Massimi punti azione e resistenza alle malattie. Allora, iniziamo a fare l'acqua bollita. Mi farei anche un succhetto e un piccolo tè, dai. La carne. Posso cuocerla? Direi di sì. E allora ti direi, cucina tutta la carne. No, facciamo due di carne. E anche un opossum. E anche un rattotalpa. Posso creare anche dello zucchero. Beh, dai. Questo è un ghoul? Sì. Dov'è finito? Aia. Ma vai via. Sto già giocando a Dead Island. Sto già giocando in live a Dead Island io. Prendiamo tutto quello che può essere utile e lo ricicliamo, che non si sa mai. Or dunque, caro chiosco delle meraviglie, fammi rubare anche queste bottiglie. Ho bollito l'acqua. Ora sono un soccorritore, perché so bollire l'acqua. Cerchiamo Delbert a casa sua.
Delbert, dove abiti? Signor Delbert è in casa? Non le fa niente se le rubo le bottiglie vuote, vero? Olio brillante di Delbert. D'accordo. La prendo volentieri. Tutto ciò può essere sempre che utile. Oh no, il signor Delbert è morto. Vediamo che cosa diceva. Il reverendo è morto e mi ha lasciato però la sua ricetta delle costine. Buone le costine. Che cosa devo fare io in tutto ciò? Devo uccidere un bramino probabilmente. Credo sia indifferente quale bramino io uccida, vero? Tanto non si sta neanche lamentando, voglio dire. Però posso anche mungerli effettivamente. Perché questo non lo posso mungere? Strano. L'avrei munto volentieri. In onore del reverendo, queste costine sono per lei, signore. Alla sua salute. E anche questa giornata è stata portata a casa. Chiamiamo qualche soccorritore che magari ci darà una mano. Un'enorme orda di ardenti in movimento potrebbe dirigersi verso il nostro campo base all'aeroporto. Tutto il personale faccia il rapporto più presto. Portate armi e scorte mediche. Niente più allora, eh? Ricompensa un banco da lavoro degli artigiani. E vai! E quasi. Peccato, potevamo salire di livello. O forse siamo saliti. Ero al 4 io, non al 5. Aia! Che cos'è che mi ha fatto male? Posso mungerti? Grazie! Posso mungere anche te? No. Uffa. Hai raggiunto il livello 5. Combattimento con altri giocatori abilitato. Io vorrei aumentare il carisma. Allora, io non ho ancora capito come funziona sta cosa, purtroppo. Io farei questa per percezione. Non ho ancora capito bene come funziona. Perché vedi, io ho carisma al 2 e forza al 3. Per quale motivo ancora non l'ho capito. Però facciamo così. Questo ora lo metto. E questo lo mettiamo a percezione. Infine a questo punto abbiamo forza. Usiamola. Eccola lì. Guarda in lontananza il mio ponte casa. Casa, dolce casa. E ancora non posso fare sto tavolo da lavoro. Ma porca puttana.